Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'HGL RC e RC2, saldatore a stagno ideale per fare le saldature sui droni FPV. Il saldatore HGL RC arriva in questa pratica custodia, che ritorna molto utile se dobbiamo metterlo nello zaino quando andiamo a volare. La custodia è piuttosto rigida e protegge bene il saldatore da eventuali urti che potrebbero capitare durante il trasporto. Vediamo quindi cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il saldatore, una punta, un cavo di alimentazione, una chiave esagonale con due viti e un QR code con il manuale di istruzioni. Per dire la verità, scansionando il QR code non viene scaricato nessun manuale, comunque non è un problema perché in questo video vi spiegherò come usare al meglio questo saldatore. La punta che viene fornita in dotazione è una TSK, la superficie di contatto è piuttosto ampia, quindi non dovrebbero esserci problemi con i cavi più grossi come 12 o 14 AVG. Tuttavia questa forma non è molto pratica per i cavi più fini come 26 o 28 AVG. Il cavo di alimentazione è lungo 90 cm e all'estremità un connettore XT60 da una parte e un connettore barrel 5.5 2.5 mm dall'altra. Le viti che troviamo incluse servono per bloccare la punta, tuttavia queste sono di riserva in quanto il saldatore ne ha già due installate. Infine abbiamo il saldatore RC2 in questo case trasparente. L'HGL RC e RC2 si presenta come un saldatore di tipo smart con varie funzionalità avanzate. Nella parte frontale abbiamo un display OLED da 0.91 pollici e i tasti funzione A e B per navigare all'interno dei menu. Su questo lato ci sono le specifiche di funzionamento, possiamo alimentare questo saldatore da 12 a 25 V tramite alimentatore esterno o con delle LiPo da 3 a 6S. Nella parte posteriore abbiamo il connettore barrel per l'alimentazione e un connettore USB tipo C. Il connettore USB ha una doppia funzionalità, può essere usato per l'aggiornamento firmware o per alimentare il saldatore tramite connessione PD 3.0. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware, al momento pare non ci sia nessun upgrade, tuttavia il saldatore non presenta particolari problemi e il firmware attuale ha tutto quello che serve. Per quanto riguarda la connessione PD 3.0, sostanzialmente si tratta della ricarica rapida per smartphone. Questo che vedete infatti non è nient'altro che un caricatore di ultima generazione che viene fornito con gli smartphone più recenti. La connessione tramite questo tipo di USB fornisce ben 19 V, che sono sufficienti per far lavorare al meglio l'HGL RC e RC2. A proposito di tensione in ingresso, possiamo vedere questo schema, in modo da farci un'idea sul rapporto tra tensione e tempi impiegati per raggiungere 300 gradi. Come vedete, a 12 V impiega 37 secondi, a 19 V 14 secondi e a 24 V appena 9 secondi. Ho avuto modo di fare alcune prove e devo dire che i 12 V, oltre che impiegare molto tempo per riscaldare la punta, non sono sufficienti per dare una temperatura costante quando si saldano i cavi più grossi. Pertanto suggerisco di usare 19 o 24 V per un uso ottimale del saldatore, senza alcuna incertezza sui cavi più grossi come 12 o 14 AVG. Adesso quindi alimentiamo il saldatore per vedere come funziona. In questo punto abbiamo lo stato del saldatore, al momento è stop perché è spento, mentre passerà work quando sarà in funzione. Qui sotto viene indicata la tensione in ingresso, in questo caso sto alimentando il saldatore a 19 V. Qui in grande abbiamo la temperatura attuale della punta, adesso è bassa perché non è in funzione. Appena il saldatore verrà attivato, questo numero salirà fino a raggiungere la temperatura di esercizio. Il valore impostato è indicato in quest'angolo, come vedete qui abbiamo 300 gradi. Per diminuire il valore premiamo A, per aumentarlo premiamo B. La temperatura massima che possiamo raggiungere è di 450 gradi, tuttavia vi sconsiglio un valore così alto perché può danneggiare la componentistica che andremo a saldare. Valori compresi tra 300 e 350 gradi sono ottimali per saldare tutto quello che di solito troviamo con i nostri droni FPV. Per mettere in funzione il saldatore sarà sufficiente premere a lungo il tasto A. Come vedete lo status è cambiato in work e la temperatura sta aumentando rapidamente.
Perfetto, la temperatura ha raggiunto 300 gradi in pochi secondi, siamo pronti per saldare. Diamo ora uno sguardo alle impostazioni, per accedere basterà premere a lungo il tasto B. Qui abbiamo a disposizione vari menu, per spostarci premiamo velocemente il tasto A o il tasto B. Per entrare in un sottomenu invece premiamo a lungo il tasto B. Il saldatore offre varie configurazioni, ma la maggior parte delle impostazioni predefinite vanno bene, vediamo giusto cosa vale la pena cambiare. Work temp è la temperatura iniziale che raggiunge il saldatore quando lo accendete, se volete partire con una temperatura maggiore o minore dovete settarlo da qui. Factory reset è utile se avete cambiato qualche impostazione ma non siete sicuri di qual era il valore iniziale, qui potete resettare tutte le modifiche che avete fatto riportando il saldatore ai valori di fabbrica. Temp step sono i gradi che andrete ad aggiungere o togliere quando cambiate la temperatura. Io ho portato il valore 25 per muovermi con maggiore precisione rispetto ai 50 del valore predefinito. Questo saldatore dispone di un giroscopio che rileva il movimento, quindi l'HGLRC RC2 sarà in grado di capire se il saldatore è poggiato e quindi non lo stiamo usando. Quando rimarrà fermo il saldatore entrerà in standby, diminuendo la temperatura in modo da garantire un risparmio energetico e una maggiore durata delle punte. Tutte queste regolazioni vanno fatte in idle. Io ho settato lo sleep time a 60 secondi e lo sleep temp a 100 gradi, che sono i valori più bassi che possiamo selezionare. Il resto delle impostazioni possono essere lasciate anche come sono, in particolare vi sconsiglio di modificare tutto quello che è nel menu Calib, perché sono richiesti strumenti di calibrazione molto precisi. Se comunque avete modificato qualcosa per sbaglio, potete sempre fare un factory reset. Chiudiamo la recensione facendo alcune considerazioni sulle punte, come vedete io ho già comprato e iniziato ad usare queste due. La punta che viene fornita in dotazione è una TSK e per dire la verità non mi sono mai trovato più di tanto con questa forma. Le punte più utilizzate per questi saldatori sono la B2, la D24 e la C4, anche le altre punte non sono male ma di solito le più utilizzate sono queste. La B2 è particolarmente indicata per i pad piccoli e medi. Bisogna però dire che questi saldatori sono molto efficienti e riescono a mantenere temperature costanti a lungo, quindi con un po' di pazienza potreste usare la B2 anche per i cavi più grossi. La D24 è una punta molto versatile che riesce a saldare tutti i pad che troviamo di solito in questo hobby, dai più piccoli ai più grandi. Se avete intenzione di usare il saldatore solo con una punta vi consiglio la D24, perché con questa ci fate praticamente tutto. Infine la C4 è quella più indicata per pad o cavi grossi, tuttavia saldare i pad più piccoli con questa punta è molto macchinoso e scomodo. Se scegliete di prendere la C4 considerate che vi servirà una seconda punta più fine. Per quanto riguarda le punte, il saldatore HGLRC RC2 è compatibile sia con le TS che sono quelle standard, sia con le T12 che sono quelle più lunghe. Il saldatore è già pronto per entrambi i modelli di punte, questi contatti qui sono per le TS, questi altri per le T12. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, l'HGLRC RC2 è un saldatore di tipo smart che va in diretta competizione con il TS100 o il TS101, risultando per certi versi un prodotto molto simile ma non un clone. Rispetto a questi modelli sicuramente l'HGLRC ha un costo leggermente inferiore, tuttavia quello che risparmiate all'inizio potreste spenderlo dopo se la punta TSK non vi va bene. A mio parere se già avete un TS100 e cercate un saldatore di riserva, questo RC2 dell'HGLRC potrebbe essere una buona scelta, visto che comunque usa le stesse punte del TS100. In ogni caso potete prenderlo assolutamente in considerazione se lo trovate ad un buon prezzo, perché il saldatore in sé è un ottimo prodotto. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.